Buongiorno da Adri, buongiorno da Leandro Maggi, all'Istituto Cipriani, che ha organizzato il convegno sul tema percezione del consumatore finale in merito alla scelta, utilizzo e consumo dei prodotti ittici definiti alieni, con particolare riferimento al granchio blu. Abbiamo chiesto a Massimo Barbin, presidente del distretto ittico Rovigo Chioggia, come si poteva prevenire ed intervenire prima a questa invasione del crostaceo. Come mai è stata inaspettata questa invasione di questa specie aliena e secondo lei come si potrebbe prevenire altre specie aliene che potrebbero creare problemi alla nostra filiera? È improvvisa perché ha avuto una capacità di riprodursi in maniera con effetto moltiplicatore spaventoso, quindi ha trovato sicuramente condizioni climatiche, ambientali e di alimentazione tale per avere una riproduzione così spaventosa. E come si supera il problema? Sicuramente debellarlo non sarà possibile. Bisogna trovare dei sistemi di equilibrio, di trovare come fare a convivere con questo prodotto, con questo predatore da una parte, ma alimento dall'altra, cercando di rendere compatibile la presenza dei nostri molluschi con chi oggi li sta depredando. E sicuramente dovranno mettere in campo tecnologia, cultura, scienza, ricerca, innovazione, tutti i fattori, perché non si può pensare solo di mangiarlo, perché ce n'è talmente tanto che non è che risolveremo il problema mangiando tutti i granchio blu. Dovremmo rendere, ripeto, compatibile le quantità con le qualità delle nostre acque, con i nostri prodotti, con il nostro territorio. Avete degli strumenti per monitorare altre specie aliene che potrebbero creare lo stesso problema? Il problema è che si trovano gli strumenti dopo che si conosce il fenomeno in maniera scientifica. Noi di fatti gli strumenti li stiamo mettendo in atto oggi dopo che il problema comunque è già scoppiato. E questo è il dramma delle nostre situazioni. Forse perché si fa troppa poca ricerca e si vive troppo del quotidiano. Invece bisognerebbe avere un po' più di lungimiranza, studiare prima i fenomeni, studiare gli altri paesi cosa accade per poter affrontare con prevenzione. Invece oggi noi dobbiamo ricorrere a come superare il danno. Che danno in percentuale porterà questa invasione di questa estate maledetta? Ma un dato credo tecnico è che il 94% della produzione del molluschi del 2023-24 sembra sia compromessa nella zona di Scardovare, in alcune lagune, e quindi significa che noi avremo un grosso problema di quantità e di prezzi dei prodotti nella stagione a venire, quindi già da fine di quest'anno e la primavera del 2024.